già è stato in mezzo a noi un paio d'anni fa, è un compositore di canti sacri e oggi tra la miriade di composizioni, di novità che ci sono nel campo musicale, penso che quando c'è qualcuno che si dedica invece a incoraggiare la musica che canta le lodi del Signore, della Madonna, dello Spirito, quindi penso che appunto dovremmo non solo elogiarlo ma anche ringraziarlo. E ora, prego. Mi conoscete, sono Carlo, vengo da Modica, sono passato un paio di anni dall'ultima volta che sono venuto in questa meravigliosa comunità. Mi piacciono tutte le iniziative di Padre Aldo, ogni tanto lo seguo lì in internet, pensieri molto belli, incoraggianti. Oggi, l'ultima volta avevo presentato le prime tre opere, Il respiro di Dio, A mensa con Gesù e Dalla terra verso il cielo. Anzi che questi canti hanno aiutato a tanti fratelli, a tante sorelle ad avvicinarsi. Ma oggi sono qui appunto, proprio un minutino, ecco, per dirvi questa ultima novità. Ultima novità che, pensate, ci sono voluti 5 anni di lavoro per fare questo ultimo disco che si intitola Volo su ali d'argento. E il mio genere è appunto quello di lodare il Signore con questi nuovi colori. E questi canti, fratelli e sorelle, sono facili da cantare, li potete imparare subito. E visto che siamo anche in internet, voglio cogliere l'occasione di salutare a tanti sacerdoti che mi conoscono in Sicilia e spero, ecco, che il mio operato veramente possa portare tantissimo frutto. Ascoltatelo in famiglia, ascoltatelo nel vostro gruppo di preghiera e, perché no, se trovate anche interessante, potete anche cantare questi canti, questi nuovi canti, anche in questa comunità. Vi auguro ogni bene, siamo nel 2013, appena iniziato, e quello che mi spero, e ce l'ho detto a Padre Aldo, che questo 2013 veramente possa portare tanta serenità in tutte le famiglie. Ringraziamo Carlo per la sua cortese attenzione verso la nostra comunità.